Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento in Zoom Eleven Gombra. Bentornati ancora una volta qui dove ci siamo lasciati nella scorsa puntata, perché adesso dovremo continuare la nostra stupenda avventura. Ragazzi, questo gioco mi sta piacendo davvero tanto. Leggo tantissimi i vostri commenti, mi state aiutando davvero tantissimo, non avete idea, perché voi siete molto molto bravi, sicuramente molto più bravi di me. Io ho fatto delle partite off camera, perché dato che qui ho sbloccato le amichevoli, adesso è tutto un altro mondo, sono ancora abbastanza scarso, però sto seguendo i vostri consigli, ad esempio in attacco, cercando di tirare con delle tecniche speciali, come ad esempio quella di Doug, e non affidarmi solamente ad Arion, che in questo momento ancora non ha imparato niente di speciale. Però adesso, continuando la nostra storia, dato che lui vuole impararle, spero di poterne apprendere al più presto. Quindi continuiamo da questa parte. Mi raccomando ragazzi, dato che soprattutto in questo periodo YouTube sta facendo davvero tanti scherzetti e non manda i feed dei video, se state guardando questo video e se vi sta piacendo questa serie, lasciate un bel pollice in su e un bel commento e una condivisione che non guasta mai, proprio per aiutarmi in questa serie bellissima, perché tutti quanti dovrebbero vederla. Quindi parliamo con nostra zia Sil, perché dobbiamo andare avanti ovviamente in questa storia. Arion, che cosa ti è successo? Sei coperto di tagli e lividi. Non ti preoccupare zia Silvia, sto bene, mi stavo solo allenando giù a Riverside. Capisco, stai davvero prendendo sul serio gli allenamenti, eh? Su, vieni, ti aiuto a darti una ripulita. Andiamo ragazzi, abbiamo bisogno di una ripulita, c'è anche Sky qui accanto a noi, ma io voglio subito andare in campo. A domani Sky. Aspetta, c'è qualcosa che devi sapere, qualcosa che la signorina Hills mi ha detto poco fa. È stato Victor a dire a tutti del patto di Lars e Sven. Ah, ok, lo immaginavo ragazzi. Se vi ricordate nella scorsa puntata l'avevamo visto noi, però non siamo stati noi a dirlo, quindi avevo paura che poi se la prendessero con me. E invece è stato Victor. E adesso la situazione si sa. Non ne sono sicura, ma sembra che stia cercando di distruggere la Raymond dall'interno. O almeno così la penso io, non so. In ogni caso domani hai la partita, quindi riposati. Ok, quindi domani... Adesso andremo, immagino, a dormire, a riposare subito, quindi in questo episodio avremo questa partita, spero. Ok, il giorno della partita. Ci alleniamo anche il giorno della partita? Naruto! Wow, quel signore è un fulmine! E che stile di corsa! Mi piacerebbe essere veloce come lui. Vieni sempre a correre qui? Nathan... Sì. Non è niente male. Qui puoi respirare a pieni polmoni. Ah, quando i tuoi muscoli lavorano e senti il vento su di te, non ti sembra di essere tu stesso parte del vento? Ragazzi. Sì, più o meno. Mi fa piacere sentirtelo dire. Beh, meglio che vada ora. Ci si vede. Buona corsa. Oddio, pensavo mi stesse insegnando qualche tecnica particolare col vento e con la corsa. Potrebbe essere. Forse ancora no. Che tipo interessante. Ok, meglio riprendere l'allenamento ora. Ok, forse ancora no, però questo scambio di opinioni è sembrato molto interessante. Comunque, bene, spero siete pronti per la partita contro la scuola superiore per prodigi. Ci chiamo fuori casa. L'autobus vi porterà a destinazione. Quando avete finito di prepararvi, aspettate al campo di allenamento. Immagino che ne siete tutti al corrente, ma vi ricordo che questa è una partita ufficiale. Mi aspetto che vi comportiate come previsto, ovvero perdendo 3-0, mi vorresti dire. Lo stesso vale per lei, mister. Chi non segue le regole andrà incontro a delle conseguenze. Le consiglio di non fare stupidaggini. Ah, va bene, avete sentito il direttore. Ragazzi, io non mi interessa. Se devo scegliere io provo... Provo, non dico le vinco tutte, ma provo a vincerle tutte. Arion, le tue gambe sono piene di lividi, ti sei alzato presto stamattina per allenarti prima di venire qui. Proprio così, probabilmente oggi non giocherò, ma voglio essere pronto per... Siamo in pochissimi, Arion, giocherai sicuro. Mi toglierei il cappello davanti a te se solo ne indossassi uno. Anche io darò tutto me stesso. Togliti la fascia, in caso. Ehi, Ricky, dove sono Lars, Blars e Sven? Non sono ancora arrivati, erano in contatto con la signorina Hills. Hanno detto che ci avrebbero raggiunto alla scuola superiore per prodigi. Ah, spero che arrivino in tempo. Beh, perché non andiamo al campo di allenamento per prepararci alla partenza? Almeno abbiamo il capitano. Il capitano! C'è solo un capitano! Vai al campo di allenamento, andiamo! Ok, là in alto spunta sempre quell'icona, ma... Noi andiamo avanti. Allora, ok, ho tutto ripristinato, non ho bisogno di curare, tra virgolette. No, devo andare da questa parte.
Non ho bisogno di ripristinare i punti energia o i punti tecnica, quindi siamo a posto. E andiamo subito al campo di allenamento. Quindi da questa parte, via 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 via, veloce come il vento. Ci sta tantissimo veloce come il vento questa volta. Ok, andiamo di qua, scendiamo di qua, campo di allenamento. Ah, non sono proprio al campo, sono un po' dopo, va bene. Andiamo un po' più avanti. Eccoli qua. Dovrebbe essere lui. Intanto facciamo la foto che mi serve. Monumento di pietra, va bene. Parliamo con lui. Eccoci con il nostro polmino. Wow, andiamo con questo? Esatto, questo è l'autobus che usiamo quando la squadra deve spostarsi. E sarò io a guidarlo, accompagnato l'Inazuma Japan a tutti i suoi incontri, sai? Davvero? Sì, quindi puoi fidarti di me. Con i baffoni, proprio così, puoi fidarti di me. Oggi giochiamo in trasferta contro la scuola superiore per prodigi, quindi dobbiamo prendere l'autobus della squadra. Presto, andiamo. Ok, parliamo con Veteran per partire. Ok, eccoci di nuovo qua, ovviamente. Parliamo. Siete pronti per partire? Fai una scelta. Sì. Ottimo, a bordo allora. Sono molto orgoglioso del mio autobus. Ti porterò ovunque vorrai, men che non si dica. Tu fammi sapere quanto ti serve un passaggio. Vabbè, ok, abbiamo detto di sì. Ah, la mappa, ok. Possiamo tornare in un istante dove siamo già stati. Perfetto, con l'autobus super veloce. Let's go. Ah, bello questo pullman. Andiamo velocemente e vediamo se succede qualcosa. Bello questo stadio, molto cittadino. Scuola superiore per prodigi. Siamo in trasferta, ragazzi, dobbiamo impegnarci ancora di più. Senti che tifo! Immagino che un tale entusiasmo sia normale per una squadra che viene da 5 vittorie consecutive. Sì. Beh, per cominciare dovreste andare a salutare i vostri avversari, ma chissà dove sono finiti. Li devo pure andare a cercare. Io, cioè, non è che vorrei proprio parlargli, però va bene. Allora, vediamo di parlare... No, non c'è bisogno di parlare un po' con tutti. Però forse c'è bisogno. Mappa con Y, vediamo se... Ok, no, questa è la mappa in generale. Inazuma City e prodigi. Perfetto, noi siamo qui, non ci dobbiamo spostare. Qua c'è un bel negozio e io direi che posso comprare qualche bibita che sicuramente sarà utile. Ne prendo 3. Dai, 3. Perfetto. Lo comprate, no? Penso di sì. Sì. Ok, le ho comprate. Perfetto. Niente, nient'altro. Direi che possiamo entrare a questo punto. Vediamo se riesco a incontrare gli avversari. Eccoli qua. Mi hai detto basta che parli con quello con il fumetto rosso. Però, visto che ci siamo, vediamo se c'è qualcuno che... Lui era uno di quelli che è venuto... infatti, Lars Schreiner non sembra essere presenti. Se segni oggi vi verranno anche i pivoti. Guarda lì un po'. Chi è il capitano? Lui è un po' strano. Comunque, sì, parliamo con lui. Vi do un caloroso benvenuto a nome della squadra superiore... Scuola superiore per prodigi. Questa è la squadra e io, Dave Inchi, sono il capitano. Penso che possiamo accordarci su un incontro tranquillo. Stancarsi troppo sarebbe del tutto inutile, dato che il risultato è prestabilito. Ma guarda te un po'. Ma non se ne parla. Cosa? No, 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 ragazzi. La partita sta per iniziare, ma Lars e Sven non si sono ancora fatti vedere. Ragazzi, ho brutte notizie. Altre brutte notizie. Lars e Sven se la sono data a gambe. Hanno lasciato un biglietto dicendo che non sarebbero tornati. Sono proprio senza spina dorsale. Ma come hanno potuto? Perché sei così sorpreso? Era solo una questione di tempo. Però non pensavo a un colpo basso come sparire nel nulla prima di una partita. Chi giocherà al loro posto? Sono in due. Mister, possiamo schierare Blade? No. No? Sherwin, Lapin, tocca a voi. Andate subito a mettere... Giochiamo noi? Vabbè, era ovvio. Sì, questa è una faccenda molto seria, Arion. Non sono sicuro di essere pronto. Non sto sognando, una partita vera. Gli ordini sono chiari, dobbiamo perdere, quindi non importa chi gioca. Quei due non sanno che dobbiamo perdere, forse dovresti dirglielo, Riccardo. Non ce n'è bisogno, lo scopriranno comunque durante la partita. No, dai ragazzi, ma non possiamo perdere. Io e JP prenderemo il posto di Lars e Sven nella prima squadra. Adesso sì che sono teso, ma andrà tutto bene.
Ah, dobbiamo parlare con la signorina Hills. Dai, raga, però io non voglio perdere, non è giusto. Dai, parliamo con la signorina Hills. Non abbiamo nient'altro da fare. Ragazzi, la partita sta per iniziare. Vi consiglio però di avere una squadra di livello 4 o 6. Siete pronti? Beh, il livello della squadra è 6. Ho fatto qualche partitella, quindi mi sa che ci siamo. Ok, mettiamo in squadra Arion e Riccardo. Vabbè, intanto posso... Vabbè, posso fare così. Posso fare così. Ecco, ok. Devo mettere in squadra Arion e Giacché e Riccardo. Allora, Riccardo... al posto di chi lo posso mettere? Perché loro sono abbastanza forti. Doug, Eugene... Non vedo... Ok, livello 6, perfetto, l'ho visto. Baritone è il più scarsetto, anche se si è rivelato molto utile nelle scorse partitelle. Ok, Arion, noi ci siamo, Arion Sherwin. Anche se siamo centrocampisti, siamo messi davanti. Ma va bene così, dai. Direi che possiamo andare. Ehi, hey Arion, smettila di preoccuparti. Fifone, scendi in campo e fai vedere agli altri ciò che... di che passa sei fatto. Ragazzi, oh... Wow! Ci siamo cambiati istantaneamente. Se combini qualche pasticcio te la vedrai con me. Ok. Ragazzi, noi dobbiamo fare di tutto. Speriamo di poter giocare una partita normale. Mentre la Raimon e la scuola per prodigi si preparano a darsi battaglia in questa amichevole. Yeah! Ascolta il pubblico. Fanno tutti un tipo sfegatato. Sono nervosissimo. JP, pensa a quanto ti sei allenato. Andrà tutto bene. Ok. Hai ragione. Dai, speriamo bene. Ascoltate, Mo, tu segnerai due volte nel primo tempo. Frank, tu hai segnato nell'ultima partita, quindi è meglio se oggi ti fai da parte. Ok, capitano. Sì. Cavolo, che brutta storia però. Chi è lui? No, ragazzi, io però non voglio perdere. E pugna allo stiro. Eccolo qua, andiamo. Allora, la loro squadra è di livello 6 come la nostra, quindi non sono proprio così scarsi. Allora, attenzione, la Raimon con in porta Sam, in difesa Gabi, Wanli, JP e Subaru. In centrocampo, al centrocampo abbiamo Riccardo, il capitano, Ade, Eugene, Arion e in attacco abbiamo Michael e Doug. Siamo pronti per vedere la formazione della squadra avversaria, quella dei prodigi, con in porta Skull, in difesa Medes, non lo so, la Totl, Ace, al centrocampo Ison, Stain, Start, Angelio, ma che nomi. E in attacco abbiamo Inci e Lin, Inci o Inchi o non so come ti devo chiamare. Eccoci qua, la scuola per prodigi, ancora una volta. Il tifo è sfegatato per una squadra che viene da 5 vittorie consecutive, mentre la scuola della Raimon... insomma, meglio non parlare. Ok, pronti via, giochiamo. Vediamo se posso giocare tranquillamente facendo tutto. Ah, ok, devo andare con... diciamo delle sfide già ben definite. Proviamo a iniziare con un bello sfondamento con Doug. E non ci riesce, va bene. Blocco, proviamo con il blocco. Ok. Proviamo a prendere il pallone con Riccardo. Scivolata. Non capisco perché devo andare per forza con Riccardo lì, però va bene. Andiamo, proviamo a passarla a lui. Sfondamento, lo so che la devo passare a Riccardo, però... Aia, 79-80 per poco comunque. A lui. Scivolata, vai. Scansione digitale. What? Ah, ok, mi ha fatto la tecnica lui. Dai, non puoi rifarla un'altra volta. Però è forte lo stesso, oh mio Dio. Ragazzi, dobbiamo stare attenti, già hanno superato il centrocampo, dobbiamo togliergli la palla per forza. Grandissimo. Grandissimo. Ah, mi hanno... Hanno capito, hanno intercettato il passaggio. Grandissimo, vai. Perché non ci sta andando? Blocco, dai, cambiamo. Non facciamo sempre la stessa cosa. Aia. Riccardo, vai, scivolata. Riccardo, veloce. Perché non ci va? Cioè, io piglio il pallone e tu poi te lo dimentichi lì. Qual è il tuo problema, Riccardo? Ok, Riccardo, bravissimo. Dico bravissimo. Ah. Ok, cerchiamo di toglierci di mezzo. Ok, perfetto. Riccardo, tieni. Andiamo, scatto. E mi toglie la palla subito, mannaggia. Ragazzi, vorrei sapere anche una cosa. Tra scivolata e blocco, tra scatto e sfondamento, dipende ad esempio da alcune statistiche, dipende da quello che sta facendo l'avversario, oppure è totalmente casuale? Vorrei capirlo in qualche modo. Comunque, ok. Ok, Riccardo, però devi avanzare. Proviamo a fare lo scatto.
Bravissimo Riccardo, vai. Andiamo. Dobbiamo andare con Riccardo, quindi sbrigati. Ci siamo quasi. Perfetto, ci siamo. Andiamo. Wow, è velocissimo, è già davanti a... insomma. Prova il tiro, Riccardo, attenzione. Parata acrobatica. Proprio dice no. Wow, vai. Ah, per un pelo. Ah, questo è lo spirito giusto. Iniziamo mettendo in mostra a turno il nostro talento per la gioia del pubblico. Non riesco a credere che l'abbia parata. Devo recuperare la palla. Ok, cosa dobbiamo fare? Guidarion al centro. Ok. Palla al piede però. Quindi dipende sempre, ovviamente, se riusciamo. Aia. No, no, no. Vai a prendere questa palla, vai a prendere questa palla. Scivolata. E poi devo riuscire ad avere Arion palla al piede per dargli appunto il pallone. Ok, andiamo. Vediamo se ci riusciamo. Ci siamo. No, ci hanno tolto la palla. Ah, Arion, cosa stai facendo? Non vorrei farti umiliare da quei secchioni. Start dei prodigi, ruba la palla a Sherwin e si dirige con anche fiaccavate verso la porta. Incredibile, ma di rigo il capitano della Raymond gli si para davanti con tutta l'intenzione di opporsi. Cosa accadrà adesso? Forza capitano, recupera il pallone. Evita, forza capitano. No, l'ha saltato. Oh, Dirigo non è riuscito a fermare l'attacco. È impotente di fronte all'inarrestabile avanzata dei prodigi. Cosa? Come ha fatto a passare? Non oppongono alcuna resistenza. No ragazzi, no, ci stanno facendo perdere apposta. Attenzione al tiro. No, non ci credo che non l'ha presa. Non ci credo. Gol! La scuola superiore per prodigi si porta in vantaggio in questa epica sfida. Wow, sì. Non capisco. Come abbiamo fatto a subire un gol su un tiro del genere? Pensavo che avremmo vinto la partita a occhi chiusi. Capitano, non ti preoccupare, siamo sotto di solo un gol. Possiamo ancora recuperare, basta aumentare il ritmo. Ma che qualcuno dica a quella testa di rapa come stanno le cose. Sì, qualcuno ce lo dovrebbe dire, perché altrimenti noi ci impegniamo al massimo e non possiamo comunque far niente. Anche se non è giusto. Non è giusto, ragazzi. Non sarebbe proprio giusto. Supera la linea tratteggiata con la palla. Supera la palla al piede della linea tratteggiata sul campo e non finire in fuorigioco. Ok. Proviamo con uno sfondamento. E ci hanno tolto subito la palla. Ok, wow. Scivolata. Ok, però qualcuno dovrebbe andare avanti e... Fai così. No, già ci ha preso... Ok, ok, ok. Lancia la palla lì. Non ce l'abbiamo fatta perché eravamo... siamo troppo vicini. Ok, scivola, vai. Ce l'abbiamo fatta, dai. E la partita proseguì, trascinandosi al ritmo imposto dalla scuola superiore per prodigi. No, brutta storia. Ottima difesa, Tez. Ti spetta un voto in più per la media scolastica di quest'anno. Un attacco coi fiocchi, Arci. Aggiungerò una menzione speciale per te nel mio rapporto. Meraviglioso, sono sicuro che finirò l'anno scolastico con il massimo dei voti. Sono insopportabili. Guida Riccardo al cerchio, palla al piede. Un'altra volta, va bene. Allora, vediamo se riusciamo a togliergli la palla. Ok, vamos. Vamos. Sfondamentos. Via, togliti. Guardate come Riccardo quando vuole li supera praticamente tutti senza problemi. Ecco, e siamo di nuovo qua. Poi appena non vuole si fa togliere la palla. Non è possibile. Gol! La scuola superiore per prodigi rafforza il suo vantaggio con una seconda marcatura. Siamo sotto di due reti, le direttive del quinto settore dicevano di perdere 3-0, quindi devono ancora segnare un gol. Perché non cerchiamo di segnare, capitano? Ti ho visto giocare e so che li potresti dribblare senza problemi. C'è qualcosa che non mi torna, so che i miei compagni sanno giocare meglio di così, quindi perché non si impegnano? Lo stanno facendo apposta? Alla fine ci sei arrivato, Sherwin. In effetti... Fine primo tempo ragazzi, stiamo sotto di 2-0, siamo impotenti davanti a questa squadra e davanti alle direttive del quinto settore. Non è ancora finita, possiamo farcela. Questa partita la vinciamo senza sforzo. 2-0 alla fine del primo tempo col 58% di possesso palla. Solo due tiri loro. Ben fatto ragazzi,
Su, prendete qualcosa da bere. Sì. Capitano, che succede? Nessuno fa il minimo sforzo in campo. Possiamo batterli senza problemi, ne sono certo. E invece è come se li stessimo lasciando vincere. È come se? È esattamente così, Arion. Cosa? Il risultato è stato deciso prima ancora che iniziasse la partita. La Raymond deve perdere 3-0. Questo è il calcio regolamentato. A volte riceviamo ordini dal quinto settore prima delle partite. Ci viene detto chi vincerà e con quale punteggio. Brutta storia. Anche il punteggio è prestabilito. Ma perché? Per mantenere la situazione sotto controllo. Oggi le scuole sono valutate unicamente in base alle prestazioni delle loro squadre. Quando una squadra subisce una serie di sconfitte, la scuola ne risente. E ciò si può evitare grazie alle direttive sul punteggio. Noi ci adeguiamo, così il quinto settore può intervenire e salvare la nostra scuola, garantendoci delle vittorie se la squadra va male. Mi dispiace, Arion, ma è così che vanno le cose. Ah, solo che chi è dentro il mondo del calcio conosce la verità. Ma così non ha senso giocare a calcio. Esatto. È incredibile. Sta dicendo che non sarebbe cambiato niente anche se Sven e Lars si fossero fatti vivi oggi. Ora capisci, Arion? Capisci cosa ci passa per la mente quando giochiamo a calcio? Sappiamo di essere in grado di segnare, ma ci è proibito. Ovvio che vogliamo giocare seriamente e con passione. Ma se ci mettiamo contro il quinto settore, la nostra scuola farà una brutta fine. A volte non riceviamo direttive, e sono quelle le partite per cui viviamo, quando possiamo giocare al calcio vero. Non pensavo che le cose stessero così. Questa è davvero una brutta, brutta, brutta storia. Così è questo che è diventata la Raymond. Ma lui chi è? Allora, dobbiamo giocare il secondo tempo e dobbiamo prendere praticamente un altro gol. Wow. Vediamo adesso che cosa dobbiamo fare. Quindi è tutto meccanico. Solo un altro gol, ragazzi, se non vi spiace. È assurdo. La prestazione di Sherwin è notevolmente peggiorata. Non sembra essere in grado di opporsi agli attacchi dei prodigi. Arion, la verità fa male, Sherwin. Questa è una brutta situazione. Mister forse dovrebbe sostituirlo, ma con chi? No, non credo. Ok, dobbiamo andare verso quel cerchio. Ok, cerchiamo di togliergli la palla e andare verso il cerchio indicato. Vai, Arion. Ok. Ok, cerchiamo di superarli con uno sfondamento. Ok. Sto migliorando, dai. Ora magari... ecco. Lo sapevo. No, 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 no. Vabbè, ma tanto è inutile che fate tutti i fighi con questi tiri speciali. Tanto vi stiamo facendo vincere. Esatto. Goal! La scuola superiore per prodigi ha segnato per la terza volta con una formidabile conclusione dell'attaccante Sartre. Wow. Fortissimi. Non è giusto. Non è giusto per niente. Non mi importa ciò che dicono gli altri. Questo non è calcio. E hai ragione. Quando ti impegni al massimo vinci. E se perdi ti impegni ancora di più. Ma voi state giocando in un modo. State facendo soffrire il calcio. Arion. Non ci sto. Non perderò apposta. Ora recupererò palla. Vedrete. Esatto, dai. È proprio questo quello che volevo sentire. Li supero tutti e segno. Basta, mi sono seccato. Gioca. Che devo fare? Ok, devo guidare Riccardo lì comunque. Pensavo dovessi guidare qualcun altro invece. Sfondamento. Proviamoci. Allora, se ci allarghiamo un po'. Se Riccardo non avanza. Ok, va bene, dai. Almeno cerchiamo di togliergli la palla con Riccardo. Bravissimo Riccardo. Andiamo da quella parte. Scatto. Riccardo è troppo forte per loro. Cioè, Riccardo volendo li potrebbe superare tutti e dirgli ciaone. Sfondamento, proviamo. Esatto. Eccoci qua. E poi si fa togliere la palla apposta. Ok, adesso dobbiamo guidare Arion. Sì, qualcuno vada a prendergli la palla a questo tizio. Su, scivolata. Per un attimo ha laggato, ma speriamo che adesso si sistemi. Ok. No, no, è caduto, pazzesco. No, dai. Non voglio fargli la mossa speciale, non credo ce ne sia bisogno. Esatto.
Cioè loro non sono così forti. Ok, ora la passo al capitano. Capitano! Eh? Un passaggio eccellente di Sherwin seguito da un controllo terribile da parte di Dirigo. Il capitano della Raymond sarà furibondo. Non ha funzionato. Beh, ci riproverò. Cosa sta facendo? Continua a passare la palla a Riccardo. Sembra che voglia spingerlo a tirare in porta. Non ti sfugge niente, Han? Allora, vediamo. Obiettivo... Che devo fare, mo? Devo ripassarla, penso, di nuovo a Riccardo. Dov'è? Sfondamento, anche se sto tornando indietro. Devo passarla a Riccardo. Tiè. Ok, l'ho ripassata. Capitano! Un'altra volta, dai! Cosa sta cercando di fare? Oh, Dirigo ha sprecato un altro splendido passaggio di Sherwin, incredibile! Sartre, il tenace attaccante dei prodigi, va a caccia del pallone. Dai, dobbiamo riuscire a sbloccarlo. Lo so che Riccardo può essere dalla nostra. Dai, 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 lo so, lo so! Oh! Ah! Oh. Sherwin si è opposto al tiro dei prodigi, ha sventato il loro attacco. Non c'è che dire, la sua dedizione alla squadra è encomiabile. Capitano, la partita non è finita, non possiamo mollare. Basta, ci hanno ordinato di perdere la partita. Se violi le regole metterai tutti nei guai. No, mi dispiace, ma non posso. Non starò a guardare mentre voi le lasciate vincere di proposito. Che succede qui? Scivolata, un'altra volta. Dobbiamo riprendere la palla e ripassarla subito a Dirigo. Togli la palla. Ecco. Ok, passaggio ancora. Capitano, riproviamo. Anche se ancora praticamente siamo in difesa, però. Sherwin a Dirigo. Oh, Dirigo ha di nuovo combinato un pasticcio. Un errore davvero insolito per il virtuoso. Forza, Arion, piantala. Non dovresti opporre resistenza. Ah, non è così che funziona, devi seguire le regole. Dai qui la palla. Ma loro già stanno vincendo 3-0, quindi... Wow, wow, wow! L'ha lasciato sul posto! Cosa? È la prima volta che vedo qualcuno dribblare così. Avrà un più 2 in evasione. Cos? Ma che più 2 in evasione? Qui vi stiamo devastando. Qua, volendo, vi potremmo devastare troppo. Ne ho abbastanza. Dai così, dai così. Spam. Parata acrobatica. Fa un'altra volta sta parata acrobatica, vediamo se ci riesce. Oh! 3-1. All'ultimo la Raymond accorcia le distanze. Pazzesco. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Hai fatto la cosa giusta. Ok, e... Allora, forse è stata la cosa in realtà più sbagliata del mondo, perché a quel punto potevamo perdere 3-0, se proprio dovevamo perdere. Però... Bene così, si è sbloccato. E ho il sentore che quella cosa che abbiamo visto prima con il nostro Arion non sia una cosa casuale. Quel dribbling pazzesco. 3-1 purtroppo per i prodigi rispetto alla Raymond, ma... Abbiamo visto tanto qui. Vediamo adesso subito che succede. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta davvero. Avete perso. Ma certo, siete qui per questo. Segnare un gol contro gli ordini del quinto settore. Non va bene? No, non va bene per niente. Ricky, cosa ti ha preso? Non so. È stato... Ario. Quando mi ha passato la palla... Ha risvegliato qualcosa dentro di me. È stato come se il suo passaggio mi avesse chiesto di concentrarmi sul gioco. Oh. Sherwin. Abbiamo dei poteri che voi non avete nemmeno l'idea. Il giorno successivo. Sam, è vero. Hanno davvero mandato via l'allenatore. Cosa? Oddio. Esatto. Ragazzi, non doppio in questo momento perché è molto
particolare. Cosa? Non dimenticare quella sensazione. È un ordine. Arion, ascolta. Presto avrete un nuovo allenatore. Voglio che tu lo sostenga e faccia del tuo meglio. Ha ragione. Non arrenderti. Potresti riuscire a cambiare le cose. Potresti davvero riuscire a mettere fine a questo sistema marcio e corrotto. Ragazzi, ci sta praticamente dando la responsabilità. Dice davvero, qualsiasi cosa accada, fai di tutto per proteggere il calcio, Arion. Ci ha proprio affidato questo compito. L'allenatore Travis è fuori. Obiettivo raggiunto. C'è questo Victor che mi avete detto di tenerlo d'occhio. Sarà molto importante, ma per adesso è una spina nel fianco. Allora, ne abbiamo un sostituto? In effetti il nuovo allenatore scelto dal quinto settore sta arrivando proprio ora. Speriamo sia più semplice da controllare. Quella è sicuramente una qualità apprezzabile in un allenatore. Sono molto eccitato riguardo a questa nomina Wintersea. Vediamo un po' chi è questo nuovo allenatore. Ci dispiace parecchio per Travis, ragazzi. Mi dispiace davvero parecchio e sicuramente dispiace a tutta la squadra. Pronto? Sono Travis. Iniziamo come da accordi. Agli ordini, stavo aspettando questo momento. Cosa? Attenzione alunni dell'Otaku, prepararsi all'inizializzazione. Ho la sensazione che le cose si faranno molto più interessanti d'ora in poi. Per caso passiamo al contrattacco? Riccardo e Dirigo ha lasciato la squadra. Nel prossimo capitolo. Le nostre speranze non sono svanite. C'è aria di novità alla Raymond e tutto potrebbe cambiare all'improvviso. Ne dobbiamo approfittare e fare del nostro meglio per vincere. Scopri cosa succede in Il Nuovo Allenatore. Quindi ragazzi, abbiamo completato questo capitolo che è stato veramente molto molto interessante, ma adesso ragazzi, come abbiamo visto da questa preview, ci aspetta davvero tanta roba. Unica partita del giorno, comunque molto molto intensa e soprattutto quell'aria di aver imparato qualche tecnica speciale che magari poi dovremmo perfezionare, mica sa tantissimo. Quindi ragazzi, mi raccomando, pollice in su, commento qua sotto, soprattutto per farmi sapere la vostra con l'hashtag DDG e per non perdervi i prossimi episodi, iscrivetevi al canale, campanella, social in descrizione. Io vi saluto, alla prossima, ciao ragazzi!